Grazie, penso, benvenuti a tutti. Federazione Italiana Pubblici Esercizi, aderente al Fondo Commercio, 300.000 imprese associate in tutta Italia, è assolutamente contenta di presentare questo fondo. Leggo, perché non vorrei distorcere il titolo, è il pesce crudo sicuro, attraverso le più avanzate tecnologie e la corretta informazione all'esercente e al consumatore. Fiera, cucinare per piacere, per mestiere. Quindi qui è rivolto ai professionisti del settore e ai consumatori. Direi che questo format ha centrato l'obiettivo di questa manifestazione. Io vi do il benvenuto, è il momento del fare e del dire, per cui lascio subito la parola a Fabrizio. Ringrazio Sergio, vedo quindi qua sul palco la dottoressa, l'avvocato Caterina Cirillo e ovviamente il dottor Andrea Raulino, la FIBE e gli altri. Benvenuti, magari facciamo l'applauso per questa responsabilità. Grazie. Grazie. Io adesso volevo affidarmi un momento. Allora, so che il pesce nasconde grandi caratteristiche, grandi qualità, però come la rana c'è un grande insieme. Il grande insieme che insieme ha una prevenzione, un'attenzione ovviamente legislativa, ma anche tecnologica, si possono prevenire e verificare. Quindi questo è il bagno del tema della discussione, andare al consiglio di casa, ovviamente la dottoressa si trova in livello di noi, andiamo alla sua casa, la parola a voi e se dopo avete terminato il dibattito, c'è qualcuno che vuole intervenire, basta alzare la mano per fare le domande, saremo ben lieti di rispondere alle domande, in attesa che, come dicevo, Maurizio Bottega prepari qualcosa sicuramente di attivare. Grazie per l'attenzione. Prego, dottor. Come appunto abbiamo detto, il pesce crudo sta diventando una specialità molto di moda sia nei ristoranti giapponesi sia in tutti i ristoranti italiani, che già da molti anni è tradizione italiana, soprattutto al sud, mangiare pesce crudo. Il pesce crudo però, oltre a tante qualità positive, nasconde delle insidie che non sono ovviamente visibili. Stiamo parlando di alcuni parassiti, non so se conoscete la Nisagis, che si celano nelle viscere dei pesci, soprattutto alcuni tipi di pesci. Pertanto, qualora il ristoratore volesse offrire ai propri clienti un pesce crudo sicuro, deve bonificarlo, cioè deve depurare il pesce da questo tipo di parassiti. In che modo? Per i ristoratori ci sono due modi fondamentalmente. O fornirsi da venditori che già adottano questo sistema di bonifica preventiva, oppure farlo in loco, farlo nel proprio ristorante, con le proprie apparecchiature, con delle modalità specifiche che poi ci verranno illustrate. Questo trattamento ovviamente deve essere comunicato preventivamente alla ASL, qualora il ristoratore avesse una fattura deve comunicarlo, e la procedura deve consistere nel mantenere a una temperatura a meno 20 gradi il pesce per poi poterlo utilizzare. Importante, una volta decongelato il pesce, non va ricongelato, ma va direttamente somministrato. Queste normative sono state anche introdotte dall'Unione Europea con un regolamento del 2004 sull'igiene e fatte proprie anche dal Ministero della Salute. Il ristoratore che non bonifica il pesce e si dovesse trovare di fronte un cliente che si sente male, ovviamente può incorrere in sanzioni penali, questo è ovvio. Infatti, cosa consigliamo noi della FIBE? Qualora il ristoratore si procurasse un abbattitore e fornisse questo tipo di servizio, è consentito, anzi è doveroso, informare il consumatore attraverso un cartello che appunto dice che in quel ristorante si applica l'abbattimento del pesce. Per quanto riguarda le specifiche più tecniche, intanto lascio la parola ad Andrea e poi proseguiamo. Buongiorno a tutti di nuovo, sono Andrea Grandi, mi occupo di refrigerazione rapida, in particolar modo in Electrolux, ed è un po' il mio pane questo. Come avrete capito è un argomento da non sottovalutare quello del pesce crudo, anche perché, come ci ricordava l'avvocato poco fa,
comunque non è solo una tradizione dei nuovi ristoranti giapponesi, ma in Italia, perlomeno appunto nel sud Italia, ma anche nelle nostre zone di costa, si era soliti mangiare il pesce crudo. È vero che sta diventando sempre più una consuetudine, sta piacendo sempre a più persone, però c'è da fare attenzione anche come viene trattato, perché una volta magari lo facevano un po', quei pochi erano estremamente pratici sul sistema di trattare il pesce. Oggi facendolo tutto, è diventato un po' una moda, è meglio fare un pochino di chiarezza, tanto per coloro che lo preparano, quindi per i ristoratori, e con ristoratori prevedendo tutti coloro che preparano dei cibi da somministrare, ma è molto importante che siano al corrente anche gli avventori, i consumatori, perché quando andiamo al ristorante e vogliamo ordinare del pesce crudo è sicuramente giusto che io possa mangiarlo in tranquillità, non mi devo preoccupare che chissà se mi farà male, o come capita spesso, ma mangiamo il pesce crudo in questo locale, allora cominci a guardare il locale e dice sì dai, qua mi fido, oppure no, qua da quello che messo meglio di no, mangiarlo qua. Perché con la cottura, se no non è, se vorrei che mi si sbaglio, con la cottura il problema non sussiste. Questo vermetto, chiamiamolo così, la Nisakis, muore, il problema non si pone. È che o muore con la cottura, oppure bisogna farlo morire con il freddo, ma è un freddo che deve essere gestito in maniera molto particolare. Non è sufficiente metterlo in frigorifero, non è nemmeno sufficiente metterlo nel freezer. Ora, la normativa ci dice che per essere certo di aver eliminato la Nisakis è importante che il nostro pesce venga tenuto a meno 20 al cuore, che vuol dire all'interno della carne, a meno 20 al cuore per almeno 24 ore. Capite bene che molte tecnologie disponibili sul mercato non riescono a raggiungere questi risultati. In più c'è un problema anche di rapidità nel raggiungere queste temperature. E la rapidità è strettamente correlata alla qualità del risultato finale. Ora, per chi non è del mestiere, anzi, questo è stato, siamo in pochi, chi è il ristoratore di voi? Uno, due, tre, ecco, quattro, perfetto. Poi ci sono anche problemi delle persone che i ristoratori non sono, ma che magari vanno a mangiare e piace mangiare il pesce. Ok, bene. C'è da sapere che il congelamento di un prodotto, in questo caso il pesce, ma vale anche per la carne alla quale è molto affezionato il nostro Fabrizio Nonis, nel momento in cui noi andiamo a congelare un alimento, se il congelamento viene fatto con un freezer, quindi con una macchina lenta, una macchina che non è pensata per congelare rapidamente, ma una macchina nata per la conservazione, e se noi congeliamo con un freezer, che cosa capita? Che le molecole d'acqua presenti all'interno del nostro alimento tendono a congelarsi attaccandosi una con l'altra, inglobano dell'aria, si rompono, si lacerano i tessuti delle cellule, per cui si ha poi in fase di decongelamento una diciamo così, caduta delle strutture del nostro cibo e una perdita di acqua. Non so se qualche signora che è abituata a mettere qualche bistecca o qualche pesce in freezer a casa si sarà resa conto che una volta decongelato troviamo una pozza di acqua rossa con la bistecca, tanto per capire. E beh, quello non è nient'altro che l'acqua del cibo che se ne va. E ovviamente insieme all'acqua se ne vanno anche le sostanze nutritive e il prodotto rimane sfibrato. Quindi, per dirla in parole povere, un prodotto congelato nel freezer si sente che è un prodotto congelato. Tra l'altro in ristorazione è anche proibito farlo in termini lenti, proprio perché roviniamo l'alimento. Quindi se noi la legge ci dice che dobbiamo portare il pesce a meno 20 al cuore per 24 ore, ecco, come dobbiamo fare? Dobbiamo portarcelo rapidamente. Perché con un congelamento rapido invece le nostre molecole tendono a congelarsi ognuna su se stessa, non hanno il tempo materiale di attaccarsi, non aumentano di volume, non aumentando di volume non si lacerano i tessuti, per cui quando noi decongeliamo l'alimento è pari al fresco. Ed ecco perché in questo modo noi possiamo dare al nostro cliente che viene a mangiare al ristorante un prodotto che sappiamo essere perfetto dal punto di vista microbiologico, dal punto di vista dell'essersi liberato dall'Anisakis, uso questo termine che è comprensibile a tutti, e d'altro canto però siamo certi che è un prodotto di qualità, non è un prodotto che si è sfibrato, non è un prodotto che non è più come il fresco. Noi siamo in grado di servire un prodotto fresco, sano, e questo è fondamentale tanto per l'operatore
quanto per il cliente. Il cliente, perché se sta male, non è sicuramente piacevole. Per l'operatore ancora di più, perché se capita che mandiamo all'ospedale qualche cliente, di sicuro non è una gran bella pubblicità per il proprio locale. Quindi è veramente fondamentale tenere presente questo tipo di concetto. Il pesce crudo è buono, è bello servirlo, fa tendenza, la clientela lo chiede, fate attenzione. Nasconde delle insidie, come ci ricordava Fabrizio prima, che con semplici accorgimenti è possibile andare a eliminare alla fonte. Se vuoi aggiungere qualcosa dal punto di vista normativo, più che volentieri. Sì, in realtà c'è solo da specificare appunto che il ristoratore può appunto dotarsi esso stesso di questo strumento e è possibile farlo normativamente, non c'è alcuna problematica, però ovviamente lo strumento di cui si deve dotare deve avere determinate caratteristiche. Perché appunto la legge impone un determinato tipo di trattamento, non si può, come appunto già detto, non si può ovviare a questo problema se il pesce vuole essere servito crudo. Ovviamente, faccio una premessa, quando il pesce viene pescato e viene portato per la distribuzione, viene eviscerato, ovvero vengono tolte le interiora del pesce, perché è lì che si nasconde ovviamente le larve, si nascondono lì. Una volta che il ristoratore ha il suo pesce viscerato, cosa deve fare innanzitutto? Lo deve aprire, sfilettarlo e già lì ad occhio nudo osservare se ci sono altri tipi di... vedere se sono rimaste magari delle larve. Dopodiché, una volta che è stata fatta questa prima osservazione ad occhio nudo, per essere sicuri, veramente sicuri, che nel pesce non si trovino ancora delle larve infinitesimali e non visibili ad occhio nudo, l'unico modo è utilizzare l'abbattitore, l'unico modo sicuro. Ovviamente l'utilizzo di questo strumento è consigliato e soprattutto il ristoratore non lo deve vedere come un obbligo, ma come dicevamo prima, è anche per la propria professionalità, cioè per portare lustro al proprio ristorante, al proprio esercizio e per accontentare i clienti, per farli sentire sicuri e accolti. Ecco, fra parentesi, dato poi Cristina per me ci l'hanno detto, ma insomma è giusto che ti chiami avvocato davanti alla platea. La cosa fondamentale poi da capire, che adesso con Maurizio ne avremo la controprova, è che il prodotto così trattato ha una qualità che è assolutamente ineccepibile. Quindi non stiamo facendo un qualche cosa che per accontentare la legge, mettiamola così, poi rischiamo di non essere più al top. Anzi, un pesce fresco, io ricordo una mia amica che lavorava all'ASL di Pieve di Soligo, tanti anni fa si fecero i primi esperimenti insieme, ma parliamo di 20 anni fa. Mi ricordo sempre che mi diceva, Andrea, è più fresco un pesce di 6 mesi congelato, bene, congelato rapidamente, che un pesce di 24 ore fresco, come lo intendiamo. Perché un pesce che è stato fuori per 24 ore senza trattamenti è sicuramente, dal punto di vista microbiologico, più a rischio di un pesce congelato bene e consumato fra magari 6 mesi. Ecco, quindi oltre che a essere tranquilli con la legge e tranquilli soprattutto, perché questa io penso sia la cosa primaria, nei confronti dei nostri clienti, abbiamo anche la certezza di offrire un prodotto di ottima qualità. Ovviamente noi cosa abbiamo fatto? Siccome deve stare 24 ore meno 20, ieri Maurizio, io guardavo, lui lavorava, Maurizio si è messo a congelare alcune pezzature che dopo potremmo anche farvi sentire qualche stuzzichino, quindi sono stati trattati ieri con questa tecnologia, sono rimasti 24 ore, oltre 24 ore, a meno 20, l'abbiamo decongelato un'ora fa circa. Se vuoi girare a farlo vedere, Maurizio. Perché spesso, soprattutto il ristorante, io non so quanto fresco, ho paura di andare a vedere, magari me lo brucia lateralmente. Io l'ho tenuto un paio di fette proprio per far vedere che pur avendo subito questo trattamento, non cambia l'aspetto e non perdo tempo. Non perdo assolutamente tempo. Questo è stato portato almeno 20 minuti. Tenuto bene. Quello si può assaggiare. Non l'ha bruciato. Questo è stato. Ecco, come vedete, Maurizio, se... meno C, a meno 20 il cuore. La camera lavora a meno 42, il cuore non è arrivato a meno.
Ciao.